Dopo una bolla davvero interminabile siamo arrivati appunto alla definizione della zona ETM 28 premiati e purtroppo Mauro Castellani che appunto va a casa, però diciamo non proprio a mani vuote, un piccolo premio di consolazione che non è poi tanto piccolo, è un ticket per il prossimo evento delle ISOP qui a Nova Gorica nel mese di gennaio. Però Mauro, spiegaci un attimo che cosa è successo, perché non eri tra quelli più corti. No, ho fatto ero abbastanza corto, ho fatto un all-in con Asso 9, mi ha collato Jack-Jack, purtroppo volevo fare qualche chip per appunto avere dei bui in più, ma diciamo potevo aspettare un po' di più, effettivamente adesso me ne pento, ma sai, dopo è facile parlarne, no? È vero, se avessi vinto il colpo... Un po' di gioco, cioè, forse anche la stanchezza che subentra e fa perdere di concentrazione certe volte. Anche secondo me, perché è durata davvero tanto, siamo tutti stanchissimi e magari ecco un piccolo errore di concentrazione in quei momenti purtroppo può determinare, poi sai com'è questo gioco, può accadere di tutto. Asso 9 è una mano assolutamente legittima per pushare all-in, purtroppo ovviamente sei stato sfortunato a trovare nello stesso spot un avversario con una mano altrettanto valida. Bene, ho avuto anche la soddisfazione di essere il bubble man, dai, questa volta, che non ho mai fatto. È comunque diciamo un titolo, ecco, mettiamola così, mi fa piacere che sorridi perché l'hai presa bene. E... infine sì, non ha senso arrabbiarsi, perché comunque vengo qua per divertirmi e questo, se non si prende così questo gioco, no, non ha senso neanche sedersi ai tavoli. Complimenti per la sportività, io davvero mi auguro di ritrovarti qui a gennaio e mi auguro di vederti invece piazzare una bella bandierina. Grazie e ci sentiamo.